Corteo dei dipendenti della provincia di Perugia, alla quale si sono aggiunti per solidarietà alcuni dipendenti delle ASL del comune di Perugia. I dipendenti della provincia di Perugia sono 1000 dipendenti, rischiano ad oggi 250 esuberi, e questo è il motivo per cui siamo qua. Marini, Marini, rimedia ai cattivi! Marini, Marini, rimedia ai cattivi! Marini! Nessuno avrebbe pensato fino a qualche mese fa che i dipendenti provinciali potevano perdere il posto di lavoro. Eppure questo è il rischio. In questo momento c'è il rischio di 250 esuberi nella provincia di Perugia, ma per la dignità delle persone e del lavoro e per la professionalità che hanno, che rischiano comunque di perderlo, nella ricollocazione futura rischiano che la professionalità acquisita in tanti anni di province vada perduta, e questo non è un bene per i cittadini nel suo insieme. E perché con il taglio alle province, il taglio economico, 1 miliardo quest'anno, 2 miliardi l'anno prossimo, cioè, si rischia di perdere servizi essenziali fatti appunto con grande professionalità, che a volte danno anche risposte ai problemi della gente, quali per esempio gli sportelli del lavoro. Quali sono i servizi più a rischio? In questo momento è la polizia provinciale, c'è una difficoltà di collocare i dipendenti che sono nella polizia provinciale, e poi i centri per l'impiego ovviamente e alcuni dipendenti ex AMAS. Ci sono a rischio diversi posti di lavoro, e non è vero che sono stati dei tagli proficui per tutti, assolutamente, stiamo rischiando di avere diversi tagli ai posti di lavoro, e poi sono a rischio diversi servizi, i servizi per le scuole, i servizi, i riscaldamenti adesso che inizierà il freddo, le strade, sono diversi servizi che stanno mettendo a rischio. Anche il suo posto di lavoro è a rischio? Il mio personalmente no, forse no, perché mi occupo di pari opportunità e per fortuna questa materia è stata lasciata all'interno delle nuove province, ma io credo che come cittadina, come lavoratrice pubblica, dobbiamo alzare tutti la testa e difendere i posti di lavoro con unità e dignità.